Allora, una cosa che la gente dovrebbe in questo momento fare è prepararsi e prendere atto della situazione sociale, economica, futura, lavorativa, non lavorativa, a 360 gradi che gli aspetta nei prossimi anni. Lo so, qualcuno mi dirà, l'hanno detto. Sei un po' ripetitivo, l'han benedetto, sei un po' che negativo, l'han benedetto, insisti molto su questi concetti. Perché insisto molto su questi concetti? Perché molti non l'hanno capito. Molti pensano che andrà tutto bene, molti pensano che io sto scherzando, molti sono ottimisti, molti, ma sì, ma bravo, ma va, brava, bravo! Adesso che hanno eletto i nuovi idoli, cambierà tutto, chissà il futuro. No, 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 preparatevi, preparatevi alla spianata e alla futura spianata. Il peggio deve ancora arrivare, non è un peggio deve ancora arrivare, è un peggio costante, è una discesa costante che ci porterà in un futuro breve a un livello, secondo me, in futuro, una volta passate alla generazione dei nonni, ha delle spianate pazzesche. Perché finché c'è il nonno che va al nipote, che ci va il ventenne, il venticinquenne, dammi la mancetta, ma domani se non c'è più il nonno, la mancetta, la vedo dura, anche perché un ventenne che oggi inizia a lavorare, quanto prende? Un trentenne? Quanto devi lavorare? Fino a quanto lavorare? Quanto è il costo della vita? Ma soprattutto io oggi penso che si puoi salvare da una situazione del genere oggi solo se hai un po' di professionalità. Se hai forse un po' di professionalità, ti puoi salvare, altrimenti il sistema che a voi piace, che a voi avete sostenuto, che voi applaudite, voi intendo la maggior parte, non tutti, qualcuno magari come me che mi sta guardando, non è così, ma quello che voi, inteso la maggioranza del popolo, ha votato, ha sostenuto, applaude. E vi porterà tutti alla miseria più totale, vi metterà poveri contro poveri, perché questo è l'obiettivo del neoliberismo: appiattire tutto, togliere i diritti e lavorare per un pugno di riso e mettervi uno contro l'altro, in modo tale che voi dopo, talmente intelligenti, andate pure a votarli, per cui quelli arrivano dopo che vi mettono uno contro l'altro, dopo che vi riempiono, a dirvi: ma ci sono quelli, ma quelli, e la sinistra, e la destra. Siete ancora lì, io lo vedo nei commenti, e lo vedo nei commenti sotto un video che ho visto l'altro giorno di YouTube, siete ancora lì a parlare di sinistra e di destra. Eccola sì, aperta lì che è successo, perché mi raccomando, votate ancora la sinistra, che non esiste più da 30 anni in Italia, e che se c'era la sinistra, quei fatti lì non sarebbero successi, perché dove governa nel mondo la sinistra, quei fatti lì non succedono e non c'è la virgola fuori posto. A parte questo, comunque, voi che siete ancora qui, che sono riusciti, perché questo sono riusciti 30 anni fa a farlo, e io devo, gli do tanto di applausi, perché il venerabile è proprio riuscito a creare due blocchi uguali e a far finta di mettere conto. È vero che oggi sempre più persone aprono la mente e capiscono, sempre di più, è vero. Devo dire che ultimamente qualcuno sta capendo, ma più del 50%, 50% non l'ha ancora capito, molto più del 50%. Anche perché tutto quello voi avete notato, voi non lo notate, ma io lo so. A parte che ci sono un mare di personaggi, un mare, più di uno, che vi vengono a dire:
quanto è bella l'Italia, che bel paese, il paese più bello del mondo, e poi questi da anni vivono all'estero anche con la famiglia. Però vi dicono che è bello stare in Italia, però loro non ve lo fanno. Ogni tanto magari rientrano, fanno la fotografia, che ne so, a Milano, a Roma, e voi ci cadete dentro come dei fessi. Vabbè, a parte questo, la situazione è veramente dura, è veramente drammatica dal punto di vista economico. Adesso credo anche che non succede prima delle elezioni americane, ma io vedo anche dei crolli in futuro a livello borsistico, perché poi secondo me arriveranno un paio, due, tre anni anche a livello di borsa di spianate. Non subito, ma magari da novembre, dicembre, gennaio del prossimo anno. Poi, io vedo che la gente continua, ancora sono lì che discuto, cioè non se ne esce da questo circolo. Sono sempre lì che discutono, e questo, ma guarda, hanno votato questo, hanno votato l'altro, è salito questo, ma questo qui, ma non avete ancora capito che tutti fanno parte dello stesso ingranaggio? Non l'avete ancora capito? Che per rimettere la barca, che secondo me non ce la farei più, perché non ce la fai più, perché ormai ha talmente imbarcato acqua, cioè, ma non lo capite che per raddrizzare una barca devi completamente cambiare il tipo di approccio di sistema economico, che non deve più essere quello neoliberista con lo Stato ai margini e il cittadino al centro, che viene spalpolato. Ma deve esserci uno Stato che permette al cittadino di poter vivere bene e a dare dei servizi anche gratuiti, che potrebbero essere non solo quelli dei mezzi pubblici, ma anche un posto dove poter stare. Ma a voi non va bene, perché prima erano cattivi. Invece adesso è bello, 1000 euro, 1200 euro al mese, 10 ore, 11 ore al giorno, e dormire in una piazzola di un autogrill, in un furgone d'estate, d'inverno, 7 su 7, e fare 15 giorni al laghettino all'anno, quando prima ne facevi un mese, ti obbligavano a fare un mese, ti davano anche 15 giorni di terme. Adesso è bello, giusto? È bello. Prima, quando mio padre faceva l'operaio, aveva tre figli, poteva mantenere la moglie, costruirsi la casa, era brutto. Invece adesso è bello. Adesso invece devi lavorare in due, pagarti un mutuo, se fai un figlio non ne parliamo, perché devi tirare la corda. Invece adesso è bello, adesso c'è il non plus ultra, hanno cancellato tutti i diritti, tutte le lotte che sono state conquistate operaie negli anni 70-80, hanno iniziato a togliere tutti, adesso è bello. E adesso ti lamenti perché prendono quello che viene magari da fuori e gli danno 5 euro all'ora. Ma sei sempre sostenuto i neoliberisti, li hai applauditi, continui a applaudirli, bravo, brava, sì!